Ciao e ciao a tutti i designer, io sono Lara Ripamonti e faccio parte del team dello studio Marino Alfani Design Work. Sono Marino Alfani, ho 39 anni, sono uno yacht designer e sono il fondatore del Marino Alfani Design Work. È uno studio che si occupa di design in generale, ma soprattutto di design nautico. Progettiamo tender e yacht da 4 a 35 metri. Il mio cliente tipo è sia l'armatore che il cantiere. Tendenzialmente noi lavoriamo per cantieri di nicchia, facciamo barche soprattutto custom e il rapporto col cliente è molto diretto. Cerchiamo di capire quello che richiede il cliente facendo un'analisi di mercato e andando incontro alle sue richieste. Dopodiché ovviamente bisogna creare un prodotto che sia in linea con quello che è lo stile del cantiere, quindi un family feeling, la barca deve essere riconoscibile, il cantiere deve essere riconoscibile, come deve anche essere riconoscibile quello che è il nostro stile e la nostra firma. Principalmente partiamo da degli sketch di studio, piano piano sviluppiamo l'idea, poi passiamo alla progettazione in 3D, interni, esterni. Sono Pietro Maccarini, ho 22 anni e lavoro presso lo studio di design Marino Alfani Work. Qua mi occupo principalmente di portare il più concretamente possibile un prodotto alla realtà attraverso dei programmi di grafica e quindi una modellazione tridimensionale che consenta di riprodurre il più fedelmente possibile quello che sarà poi il prodotto per poter sia discuterne con il cliente che ovviamente all'interno dello studio poter procedere passo dopo passo e curarne ogni dettaglio. È effettivamente il mio primo lavoro all'interno di un vero studio di design. L'ambiente è ancora più aperto e più creativo di quello che mi aspettavo in realtà. C'è una discussione molto libera su quello che è il processo creativo e sulla realizzazione dei prodotti. Ovviamente parla l'esperienza, però anche io posso dire la mia e c'è una libertà, appunto uno scambio di idee, di suggerimenti, di suggestioni. Quello che mi piace di più del mio lavoro è proprio tutto il processo, quindi la barca, l'idea, lo sviluppo dell'idea, vedere i primi volumi, vedere i primi disegni, i primi rendering e poi tutta la parte di produzione e la consegna, cioè proprio l'idea che prende forma è la parte più bella del lavoro. Sì. Il varo della barca è una grande festa. È una gioia per l'armatore, per tutte le persone che lavorano, perché comunque intorno a uno yacht medio di 15, 16, anche 20 metri, tra indotto e diretto, comunque c'è un grande numero di artigiani e professionisti che collaborano per ottenere quel risultato. Quindi è un bel lavoro di squadra. Il Tigullio Design District è un evento trasversale al mondo del design. Il tema non è lo yacht design, ma il tema è il design in generale. Amo il design e quindi amo applicarlo in tutte le sue forme, che sia design degli interni o design del prodotto. La parola design è una parola ad oggi, secondo me, che racchiude troppi significati e ha troppe interpretazioni. Purtroppo penso che uno dei significati che viene attribuito al concetto di design è quello più sbagliato, che è quello una cosa cool, una cosa figa, una cosa che ha un qualcosa in più rispetto a un'altra. Allora, per me il design è l'unione dell'estetica con la funzionalità, quindi non il design applicato, ma neanche il design puramente estetico. E la cosa bella è, lavorando qui, che si possono unire queste due cose e dare libero sfogo alla propria creatività. È assolutamente l'unione tra forma e funzione. Se c'è solo forma non è design e se c'è solo funzione non è design. Sono due cose perfettamente complementari. Un oggetto di design ben riuscito è un oggetto che appunto è bello e pratico. Fare una sedia molto bella che però è scomoda diventa una scultura. Fare una sedia magari molto comoda ma che non è bella chiaramente non appaga quello che è un lato soggettivo della persona, però non dà quel piacere che dovrebbe dare un oggetto che ci circonda. Comunque è bello essere circondati dal bello. Personalmente noi quando disegniamo tendiamo a togliere.
cioè mettiamo solo le cose essenziali, gli orpelli, il puro decoro, l'olor vacui non ci appartiene. Sono una persona molto pratica, schietta e quando c'è una cosa da fare, un obiettivo, cerco di arrivare a quello senza perdermi in tanti fronzoli. Meno cose ci sono e più duraturo sarà l'oggetto nel tempo, perché una cosa troppo disegnata rischia di stancare subito, soprattutto nello yachting, che lo yacht è un oggetto d'uso che dura 20 anni, forse anche 30. Grazie alla simbiosi che c'è in studio con gli altri membri del gruppo, penso che la mia visione, magari più acerba, possa essere poi canalizzata, grazie all'esperienza, in un prodotto di valore e innovativo. Uno yacht deve profumare di barca come una baita deve profumare di montagna. Il design ha bisogno di essere nutrito di confronti di diversi professionisti, come affrontano il tema, i diversi settori del design, come evolvono negli anni. Quindi sicuramente sono cose di cui il design ha bisogno e che devono essere sempre alimentate. Non possiamo fare altro che ringraziare il Tivoli Design District per questa occasione, sia per noi, però soprattutto per il design.